La tavola è una delle testimonianze degli esordi di Agnolo Gaddi, l'artista fiorentino certamente più importante della fine del Trecento. Figlio di Taddeo e fratello minore di Giovanni, altro maestro presente con un'opera in questa mostra, Agnolo si forma a Firenze negli anni 60. La sua prima attività si colloca all'inizio del decennio successivo e si segnala per l'uso di una stesura cromatica molto fine e per la rappresentazione di una gestualità affettuosa e accostante nelle figure, evidente non di meno nel dipinto qui illustrato. Il ruolo di testimone ed erede della tradizione fiorentina portò Agnolo negli anni 80 e 90 ad essere il destinatario delle più importanti commissioni di affreschi di questo periodo storico. Lo storico dell'arte Angelo Tartuferi ha ipotizzato la provenienza antica della tavola oggi in mostra dalla chiesa di Santa Maria Novella.